Vediamo come si può, come si possono risolvere delle equazioni di primo grado, quindi semplici. Qua c'è un esempio, x meno 3 è uguale a 5. Tanto per cominciare, risolvere un'equazione significa portarsi in una situazione in cui c'è la x da una parte dell'uguale e tutto il resto dall'altra parte. Un'equazione è una uguaglianza, quindi ci deve essere un uguale. Tra due espressioni contiene almeno una lettera, quindi quella che ho scritto effettivamente x meno 3 uguale a 5 è un'equazione. Ora, per arrivare a questa situazione, con x da una parte e tutto il resto dall'altra parte dell'uguale, qui a metterci in difficoltà c'è questo meno 3. Il meno 3, diciamo, è dalla parte sbagliata dell'uguale, che è dove c'è la x, quindi ci piacerebbe che questo meno 3 non ci fosse. Ora lo riscrivo perché l'ho pasticciato un pochettino, x. Meno 3 uguale a 5, avevo scritto. Come facciamo a togliere un meno 3? Metto l'uguale un po' distante, tra poco si capirà perché. Come faccio a togliermi questo meno 3? Se io qua aggiungessi 3, meno 3 più 3 fa 0, quindi il problema sarebbe risolto. Ma se io aggiungo più 3 a sinistra dell'uguale, lo devo aggiungere anche a destra. Il principio è tutto quello che faccio da una parte dell'uguale lo faccio anche dall'altra, sempre. In questo modo meno 3 e più 3 si annullano e x rimane da sola da una parte dell'uguale e quindi x uguale a 8. Ed effettivamente, tornando all'espressione di partenza, 8 meno 3 uguale 5, è giusto? Ora, questa stessa espressione x meno 3 uguale a 5, la riscrivo ancora una volta, x meno 3 uguale a 5. Un altro modo per esprimere questo principio di equivalenza è il seguente, potrei dire che prendo il meno 3 e lo porto dall'altra parte dell'uguale. Tutte le volte che sposto qualcosa da una parte all'altra dell'uguale, il segno cambia, quindi questo meno 3 diventa più 3, quindi rimane x uguale 5 più 3. 5 più 3, cioè 8. Quello che stiamo guardando nella diapositiva precedente, in questa diapositiva, è il primo principio di equivalenza chiamato anche legge del trasporto. Legge del trasporto perché, come abbiamo visto in questa diapositiva, posso prendere un termine, un numero da una parte dell'uguale e spostarlo dall'altra parte dell'uguale a patto di cambiare il segno. Il meno diventa più. Faccio un altro esempio. Lo scrivo qui sotto. Se io ho per esempio x più 2 uguale a 7, come mi tolgo dai piedi un più 2? Con meno 2, ma se metto meno 2 da una parte dell'uguale lo devo mettere anche dall'altra parte. Quindi poi più 2 e meno 2 se ne vanno. Rimane x uguale a 7 meno 2, cioè x uguale a 5. Se lo faccio applicando la legge del trasporto, x più 2 uguale a 7, applicare la legge del trasporto, abbiamo detto, significa prendere il numero che voglio spostare, più 2, portarlo dall'altra parte dell'uguale, ma così facendo cambia segno, quindi diventa x uguale 7 meno 2, che è sempre 5. Quindi sono due modi diversi per esprimere lo stesso principio, che è appunto il primo principio di equivalenza o legge del trasporto. Qua c'è un altro esempio, x più 7 uguale a 10, applicando la legge del trasporto, posso prendere questo più 7, portarlo dall'altra parte dell'uguale, diventerà meno 7 e quindi scriverò x uguale, ogni volta la riscrivo l'equazione, fino ad arrivare alla fine, x uguale a 10 meno 7, cioè 3. Poi ogni volta verifico che sia giusta. È vero che 3 più 7, cioè quello che è scritto qua, che 3 più 7 è uguale a 10? Sì, è vero. Quindi
è giusta. Potrei anche applicarla in questo modo, mi invento un'altra equazione, potrei scrivere x più 2, non mi è venuta molto bene questa x più 2, ad esempio, uguale a 6 meno x. Ecco, questa è già un po' più difficile perché ho la x sia a sinistra dell'uguale sia a destra. Quello che potrei fare in primo luogo è prendere questa x con il meno e la porto da questa parte dell'uguale, così diventa un più x. Se lo faccio, scrivo x più 2, quello che già c'era prima, più x, perché il meno x saltando l'uguale diventa un più x uguale a 6. Dopodiché ho questo più 2 da spostare. Lo posso spostare dall'altra parte dell'uguale, diventa meno 2. Allora scriverò x più x, che vuol dire 2 volte x, cioè 2x, uguale 6 meno 2, cioè uguale a 4. Quindi arriveremmo a scrivere quindi 2x uguale a 4. A questo punto c'è un altro problema, cioè abbiamo questo 2 che ci dà fastidio perché ricordiamo che vogliamo arrivare a scrivere x da una parte dell'uguale e tutti i numeri dall'altra parte dell'uguale. Ora, come mi tolgo questo 2? Questo non è un 2 più x, è un 2, non c'è scritto niente, ma è un 2 per x. Quindi, a questo punto dobbiamo introdurre il secondo principio di equivalenza. Fin qua abbiamo visto il primo. Riscrivo l'espressione a cui siamo arrivati, cioè 2x uguale a 4. Il secondo principio di equivalenza interviene ogni volta che ci sono non più e meno, ma per e diviso. Come mi tolgo un 2 per x, questo 2? In questo modo, dividendo per 2. Ricordiamoci che la linea di frazione equivale al diviso, perché così posso semplificare. 2 e 2 se ne vanno, ma se divido per 2 a sinistra dell'uguale lo faccio anche a destra. E quindi scopro che x sarà uguale a 4 diviso 2, che fa 2, uguale a 2. Possiamo tornare indietro per vedere se è giusto. 2, se al posto di x scriviamo 2, 2 più 2 fa 4, 6 meno 2 fa 4. Quindi 4 uguale a 4 è vero. Quindi questa equazione è verificata per x uguale a 2. Quello che abbiamo appena introdotto, come detto, è il secondo principio di equivalenza. Faccio un altro esempio. Se scrivo per esempio 3x uguale a 18, come trovo x? Dividendo per 3, divido per 3 di qua, ma se lo faccio a sinistra dell'uguale lo faccio anche a destra. 3 e 3 se ne vanno, x rimane x uguale a 6. In effetti, tornando indietro, 3 per 6 fa 18.